Bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi lavo i capelli, ma vi faccio un trattamento che dura durante i giorni che non lavate i capelli. Questo trattamento fortifica i capelli, ma qualsiasi tipo di capello, fortifica i capelli, aiuta la ricrescita, è molto luminosi e super idratati. Comunque volevo farvi vedere, non si vede bene, di qua si vede, avete visto il viola che c'ho qua? Mi sono data una testata contro la finestra che non potete capire. Comunque, vado a lavare i capelli e sono con voi col trattamento. Questo siero è semplicissimo da preparare, che va bene sia per i capelli che per la pelle. Basta fare bollire dell'acqua, aggiungete qualche ramo di rosmarino, dopodiché aggiungete un cucchiaio di semi di lino. Io l'ho fatto in questo modo e lo frullate. Volendo, voi potete metterli di semi di lino dentro una calza e lasciatela finché lascia questo gel. È molto più pratico. Io sempre l'ho fatto così, questa volta ho detto lo cambio, ma sinceramente no, torno a metterlo dentro la calzina. Ho lavato i capelli, aggiungo quello che mi è rimasto di aceto di mela. L'aceto di mela secca tanto i capelli, li dà lucidità e li rende più sani. Io da quando ho cominciato a utilizzare l'aceto di mela, i miei capelli sono cambiati tantissimo, sono diventati davvero molto molto più forti e il capello più spesso. E il riccio viene decisamente più bello. Questi metodi che vi faccio vedere sono metodi che danno risultato bellino subito, però dà un risultato fantastico nella durata del tempo. Io sono all'incirca quasi sono 3 anni che faccio trattamenti naturali tutte le settimane e fidatevi, i miei capelli sono cambiati tantissimo, sono tornati come erano prima, quando ero più piccola, che il capello è diventato molto molto più resistente, molto più forte e più spesso. E quindi fare trattamenti naturali a lunga durata, fidatevi, vi cambia talmente tanto i capelli che veramente rimanete stupite come diventano più sani, più forti, più folti. Adesso per il mio metodo, come vedete, io divido i capelli a ciocche in questo modo. Questa maniera di styling mi sto trovando talmente bene che finché non trovo un altro metodo più bello non la cambio. Ho fatto sciogliere un po' la vasellina che lo metto sempre davanti alla ventola, quella del caldo del bagno. E lo applico sciolta sui capelli. Dà un risultato favoloso, mantiene i capelli idratati almeno per 3, 4, 5 giorni. Questo metodo è semplice, quello di prendere la ciocca, fare passare il pettine al bordo dei capelli per creare i ricci e il secondo passaggio è quello di pettinarli normale senza farli passare al bordo. Questa maniera, questa tecnica di styling vi cambierà i vostri ricci, vi cambierà il risultato finale e avrete dei capelli super definiti, super idratati, luminosi, elastici, ma soprattutto durano tanti giorni. Soprattutto con questo freddo qua, che voglia di lavarci i capelli è sotto zero. Almeno rimangono belli. Ok, prima di applicare la vasellina metto sempre i Crazy Color o qualsiasi tipo di balsamo che avete che non si risciacqua. Potete applicarlo, dopodiché applicare la vasellina e dopo la vasellina pettinare bene i capelli e cominciate con questo metodo qua, quello di pettinarli, farli passare al bordo, dopodiché pettinarli in una maniera normale. Dividendo i capelli, come avete visto, in questo modo semplifica tantissimo il styling perché in niente, in 10 minuti, 12 minuti avete il styling già fatto sui capelli. È veramente un metodo super veloce e dà un risultato davvero favoloso. Comunque, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto se avete qualche amico o qualche amica con i capelli ricci, mandatele questo video che vi sarà molto molto utile.
Come vedete, a ogni ciocca che io preparo, subito li vado a fare un po' di crunch perché così si afferma il riccio che gli ho dato. Adesso che ho finito col styling su tutti i capelli, vado a prendere un bel po' di vasellina e vado a fare crunch sui capelli e nelle punta con la vasellina, così si afferma il riccio definito sulle punta. E comunque un altro consiglio che vi do è che quando fate i crunch sui capelli, toccandoli, se sentite una parte che è ancora secca dei capelli, la prendete, la bagnate e le rifate tutto il trattamento, perché tante volte dimentichiamo dei pezzettini. Comunque, come vedete, guardate che bei ricci, sono stupendi. Adesso vado un po' con il rock and roll per separare le ciocche. Guardate che belli che sono. Sono davvero, davvero molto, molto belli. Ho asciugato i capelli col phon. Non sono completamente, completamente asciutti. Vado a dargli un po' di forma perché così direi proprio di no. Andiamo. Prima il volume è ottimo, secondo la definizione, vedo un pochettino di olio. Guardate, questa parte qua è rimasta un po' così. Sapete cosa faccio? Ci metto questo, li bagno. Dietro. Quando sono completamente asciutti ve li faccio vedere. Eccoci i miei capelli dopo 3 giorni dal lavaggio. Guardate che bei ricci, guardate che idratazione, che luminosità e che definizione. Mi raccomando, se vi piace questo video, se vi piace il mio metodo o il mio styling, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto condividete i miei video alle persone ricce che sono interessati. Buona domenica a tutti e hasta la prossima, ciao!